Ciao a tutti, benvenuti su Uncome. Nel video di oggi ti insegneremo le posizioni di base per ballare la danza del ventre. Prima di tutto dobbiamo rilassarci. Iniziamo con i piedi. Per ballare la danza del ventre, i piedi devono essere paralleli, con un'apertura delle dimensioni delle anche. Per ballare la danza orientale, ti consigliamo di tenere le ginocchia in posizione neutra. Non devono essere né troppo tese né piegate, semplicemente mantieni una posizione che si accomoda. Adesso parliamo della posizione dell'anca. Ti consigliamo di tenere le anche in una posizione naturale, senza mandare dentro la pancia né buttare il sedere in fuori. Manteniamo l'anca in una posizione neutra, poiché sarà molto più facile muoverla. Se vuoi provare e vederti meglio, ti consigliamo di farlo davanti allo specchio. Portiamo in fuori il petto, alziamo l'ombelico senza modificare la posizione delle costole verso l'esterno, poi abbassiamo le spalle e le portiamo un po' indietro e rilassiamo il collo. Questa sarebbe una posizione corretta per iniziare a ballare la danza orientale. Per quanto riguarda le braccia, devono stare in posizione a V e il gomito a 45 gradi deve essere portato indietro, non verso il basso, e le mani rilassate. Con questi consigli basici potrai realizzare tutti i movimenti della danza del ventre, e sarà molto più facile per te avanzare con le altre posizioni. Speriamo che ti sia piaciuto questo video. Dai un like e iscriviti al nostro canale. Alla prossima!